Bentornati a questa serie di piccole interviste che stiamo facendo con i missionari a giro per il mondo. Oggi siamo con Padre Mimmo dal Venezuela, un paese nel quale è arrivato da circa 3 mesi. E quindi, Mimmo, prima di tutto ti faccio una domanda: qual è la tua impressione? Sei arrivato appunto da poco, ti stai ambientando, ma già qualche cosa hai iniziato a vedere, a conoscere di questo paese. E quindi, qual è la tua prima impressione e quale esigenza ti sembra che emerga dalla gente del Venezuela? Beh, prima di tutto, ciao a tutti. La prima accoglienza è stata di molto calore. Dico calore, non caldo, perché calore è una parola spagnola e in spagnolo si può usare per dire sia il calore atmosferico sia il calore della gente. E tutte e due sono state due cose che mi hanno colpito e mi hanno accolto qui 3 mesi fa. Il caldo, siamo arrivati a 38 gradi, per fortuna arrivavamo solo a 30 di sera, quindi era un bel po'. E la gente molto 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 accogliente già dai primi passi a Caracas. Il Venezuela è qualcosa di particolare, difficile descriverlo in poche parole, specialmente per me da 3 mesi. Cosa mi ha colpito? La prima cosa è sentir parlare di Venezuela è diverso da vivere, stare in Venezuela. Cioè, Venezuela è una dittatura nascosta, soft. O meglio, soft nel senso che non ci sono grandi problemi di violenza fatta a dissidenti. Perché non c'è un contrasto in questo momento forte? Però c'è una dittatura concreta, cioè c'è ingiustizia in tutti i sensi. E si respira questo nel giorno per giorno, non solo a grandi cose, l'ingiustizia nelle file, l'ingiustizia di un paese che è produttore di petrolio, ma che non ha a disposizione benzina. Bisogna fare delle file che arrivano a volte a 1 chilometro per la benzina e poi chissà quel giorno non c'è e quindi hai perso la fila e non puoi fare benzina. Quindi c'è poca mobilità significa poca comunicazione. I mezzi di comunicazione principalmente sono dello Stato che trasmettono notizie come loro vogliono. Un esempio qui è Ucraina che in effetti ha aggredito Russia, non è Russia che ha attaccato Ucraina, no? Perché giustamente Venezuela è filorussa, no? Cioè, è appoggiata molto dalla Russia. Che altro dirti? La gente è molto solidale e interessante che la maggior parte della gente che ho incontrato non è con il governo, però è difficile trovare un'opposizione. E anche l'opposizione politica che c'è, a volte non si sa quanto uno si può fidare di questa realtà. Sono troppi anni di dittatura e vedo, mi sembra a me di vedere che è difficile creare un senso critico effettivo. Poi Venezuela è molto grande, dipende da regione a regione. Io sto parlando principalmente della regione dove sto e di dove abbiamo l'altra casa noi in San Cristóbal. Ok, quindi proprio in merito a questa complessità del paese, ce l'hai benissimo spiegata in poche parole, che cosa fanno gli oblati? Cioè, quali sono i vostri impegni quotidiani, che magari sono anche leggermente diversi da quelli di altri paesi dove la situazione forse è più tranquilla nonostante le difficoltà economiche della gente, come abbiamo visto in altre situazioni? Ma stranamente ti dirò, Andrea, che chissà non è molto diverso. Credo che qualsiasi oblato in qualsiasi parte del mondo quello che cerca di fare è essere a fianco della gente, quindi stare con la gente. Quindi noi facciamo la stessa cosa, a partire dalle due parrocchie che abbiamo, perché abbiamo dovuto per problema di numeri, in questo momento siamo solo 7, abbiamo dovuto chiudere una comunità. Quindi ora sono due comunità e in realtà sono due parrocchie. E quello che facciamo è stiamo a fianco alla gente con queste difficoltà, quindi a volte con la difficoltà della gente che fa la fila per avere dei suoi diritti, principalmente ascoltiamo molto la gente e cerchiamo di animare attraverso le realtà catechetiche, quindi la catechesi, il gruppo di giovani, le comunità di base. Tutte queste realtà cerchiamo di accompagnare la gente e formare la gente cristianamente, naturalmente, però come diceva Eugenio, senza dimenticarci della formazione umana, perché
quindi anche della coscienza di una società migliore, e non abituarsi a una società così, una società che chissà ti fa credere che meglio non si può andare, meglio non si può avere. Ecco, quindi coscienza di una società migliore mi fa pensare proprio l'impegno verso anche far capire alle persone la verità, portare la verità alle persone, proprio per quello che ci dicevi, in un paese dove magari anche le informazioni sono pilotate, quello che la gente sente non corrisponde spesso alla realtà, e quindi l'impegno del missionario non è soltanto evangelizzare, ma anche far crescere umanamente le persone e aiutarle a trovare anche una maggiore libertà. Grazie Mimmo, immagino, insomma, vorrei anche, spero che tu possa aggiornarci poi nei prossimi mesi sull'evoluzione del tuo impegno, del vostro impegno in Venezuela. Ti ringrazio per questo contributo e saluto i nostri ascoltatori con l'appuntamento alla prossima pillola dalle missioni.